Salve a tutti, io sono Spina e benvenuti su Minecraft Vanilla. Siamo nella 1.14, ma il mondo non è il solito vanilla di Lion, ma una vanilla mia. E non sono da sola, perché in questa nuova avventura sono con una persona molto speciale che alcuni di voi probabilmente conosceranno da Instagram. E sta anche piovendo, che bello! Sì, fantastico, è l'atmosfera giusta per noi. Ecco, io intanto la pioggia l'ho tolta e tu ti sei già presentata, però ti presento meglio. Lei è Nancy, è la mia migliore amica. Ciao. E abbiamo deciso di iniziare questa avventura da zero, perché Nancy non ha mai giocato a Minecraft, mai completamente nella vita. Quindi il nostro scopo sarà innanzitutto iniziare Nancy a questo meraviglioso mondo a cubetti. Sono molto emozionata, devo dire. E vorrei vedere, perché qui potrei vivere delle grandissime avventure. Però diciamo che dobbiamo partire proprio dalle basi, ma le basi. Quindi innanzitutto la base più semplice è aprire il tuo inventario. Per aprire l'inventario tu devi premere E. Eccolo. Con la E tu vedrai il tuo bellissimo personaggino e oltretutto c'è un sacco di caselline, come vedi, tutto il tuo grandissimo inventario. Potrai avere un'armatura, cose. E c'è un libricino. Sì, potrai avere anche un'armatura. E c'è un libricino verde. Se ci clicchi sopra, su questo libricino verde, ti si apre un'altra casella. Ti consiglio di tenerla, perché tu, non essendo nuova su Minecraft, questo libricino potrà aiutarti. Perché su Minecraft cosa si fa? Uno, si sopravvive. Perché durante la notte arrivano dei mostri. Fantastico. Però in questa situazione noi abbiamo disattivato i mostri, siamo in modalità pacifica, perché diciamo che al momento affrontare robe come scheletri, zombie, creeper e ragni, che sono alcuni dei mostri che possiamo incontrare, non sarebbe proprio bello. Quindi per il momento diciamo che andremo con le basi. D'accordo, ti seguo. Un'altra cosa che si fa su Minecraft, oltre a sopravvivere ai mostri, è anche sopravvivere in generale. Quindi bisogna trovare del cibo, bisogna farsi una casa e si può anche esplorare. Ed è qui che inizia la nostra avventura. Seguimi, ti porto in giro. Allora, dobbiamo innanzitutto trovare una zona che ci possa piacere, perché noi dobbiamo fare la nostra casettina. Ora, ti dico alcune delle zone che tu puoi trovare su Minecraft. Ad esempio, noi in questo momento ci troviamo nella foresta, che come vedi ci sono un sacco di alberi, ci sono un sacco di cosine, però ci sono anche un sacco di altri posti, tipo vieni qui, guarda laggiù. Laggiù ci sono dei fiori. Fantastico. Lì potrebbe esserci la foresta con i fiori. Allora, qui bisogna che stai attenta quando scendi, perché se cadi da troppo in alto puoi prendere danno. Qui c'è un fiore. Lì c'è un fiore, ecco, diciamo noi. Allora, se a te piacciono i fiori, io direi che una buona idea è quella di seguire i fiori e vediamo dove ci portano. Poi un altro posto che c'è, ci sono i deserti, ci sono le foreste innevate, ci sono i ghiacciai, ci sono un sacco, veramente un sacchissimo di posti che noi possiamo andare ad esplorare e visitare. Allora, io adesso direi che magari ci agevoliamo la salita, ti aiuto io. Praticamente una cosa importante che tu devi sapere è che con il tasto sinistro del mouse, tenendo premuto, tu picchi, colpisci le cose, che è una cosa importantissima per tipo rompere i blocchi e vedi, esatto, mentre con l'altro tu li piazzi i blocchi in modo che pian piano ti fai le strade. Vedi, te la stai cavando alla grande, vedi? Un'altra cosa che dobbiamo fare dopo aver trovato il posto in cui creare la nostra casa è iniziare anche ad ottenere dei materiali. I materiali che possiamo ottenere all'inizio sono quelli di legno. Con il legno si lavora tutto quanto, quindi bisogna buttare giù gli alberelli, farsi i vari strumenti, perché ovviamente non è che tu vai in giro così a mani nude. Ti puoi fare le asce, i picconi, le spade, tutto quello che ti serve per sopravvivere. Allora, e per sconfiggere i mostri soprattutto. Ovviamente, anche se per adesso i mostri diciamo che li accantoniamo, perché non ci sentiamo abbastanza pronte per questo. Allora, io direi che qui sto trovando un posticino che non mi dispiace per niente, perché se vedi qui ci sono dei bellissimi cespugli di rose. È molto carino, sì. Ci sono anche tanti alberi, che è quello che ci serve. E guarda qui, vieni.
Mi hai perso di vista? Vieni qua. Arrivo, no, eccoti, sei. Vieni qui, guarda cosa ti faccio vedere. Guarda laggiù. Guarda laggiù. Oh mio Dio. C'è un cavallino. Sì, esatto. Cioè, ci sono anche delle mucche. Ah, ecco. E quello ci fa comodo perché il cavallo si può addomesticare e lo puoi cavalcare. Se questa zona ti piace, noi possiamo iniziare a fare la nostra casa qui. Assolutamente, sì. Ok, allora, ti faccio vedere come si fa. Ti devi avvicinare ad un albero, tipo questo qui. Sì. E devi puntare il tronco e tenere premuto con il sinistro. Se vedi, il tuo personaggino inizierà a colpire. Così? Esatto. E vedi, hai rotto un blocco. Tu continua a romperli, raccogliendo il legno. Oltretutto ti darà anche un achievement. Praticamente ti dirà che hai completato una missione. Sì. E tu, andando avanti, tu continua. Adesso iniziamo a rompere insieme gli alberi. Questo legno noi possiamo lavorarlo, farci ad esempio le assi di legno e possiamo iniziare a creare la nostra casetta. E direi che come obiettivo iniziale, quello di creare la casa, secondo me, è un buon obiettivo. Assolutamente. Poi, pian piano, tipo, una volta che tu hai buttato giù completamente un albero, inizierà a perdere le foglie. Perdendo le foglie, potrebbero cadere dall'alto dei rametti, delle mele e cadranno anche dei germogli di albero. E i germogli fanno molto comodo perché una volta che tu hai buttato giù un albero, lo devi ripiantare in modo che poi tu potrai avere sempre legno a disposizione. Ok, perfetto. Ho visto una cosa che si muoveva. Oh, Nancy, mio Dio, ma tu... Nancy, dimmi. Vieni, oh, qua, come sei? C'è un lupo acchiotto. Un lupetto, oh mio Dio. E il lupo si può addomesticare anche lui. Ah. E quando tu lo addomestichi con delle ossa, può diventare un cagnolino che ti segue e ti protegge. Ma è bellissimo. Però per lo avere... adottiamo. Allora, io lo vorrei adottare. Il problema è che per avere le ossa, e oltretutto sta venendo anche la notte, per avere le ossa ci vogliono gli scheletri. Quindi per avere gli scheletri dobbiamo andare in modalità almeno facile. Quindi per il momento il lupetto starà qui e ci guarderà da lontano e dirà: cosa stanno facendo queste due? Allora, dopo aver raccolto il legno, cosa facciamo? Apriamo l'inventario con E. Sì. E se vedi, dal tuo libricino verde, adesso nella casella ci sono due iconcine, se vedi. Uh-huh. Tu puoi lavorare il legno. Ora, cosa facciamo? Prendi tutto il legno con il tasto sinistro e lo metti in quei quattro quadratini che ci sono a destra del tuo personaggio, dove c'è scritto crafting. Piazzando i blocchetti lì, ti usciranno, come risultato della lavorazione, del legno lavorato. Tu lo prendi tutto quanto, lo lavori e avrai questo qui, che sono delle assi di legno. Queste assi di legno, che sono molte di più, ci aiuteranno a costruire la nostra casetta, che per il momento direi di non fare niente di troppo complesso. Mm-hmm. Però prima cosa facciamo? Allora, prendi quattro blocchetti di legno. Per dividere il legno basta che tieni in mano il legno e con il tasto destro clicchi su una casella vuota del tuo inventario. Così facendo tu puoi prenderti i tuoi blocchettini e vedi, ad esempio io ho fatto questa, che è una crafting table, un tavolo da lavoro, in modo che tu prova a cliccarci con il destro. Come vedi, qua c'è uno spazio di lavoro molto molto più grande. Questo qui ti permetterà di creare un sacco di cose, come ad esempio le porte, le barche, puoi fare i recinti, puoi fare una valanga di cose. Ed è una cosa veramente importante questa qui, perché ti aiuterà sempre. Ora, iniziamo a costruire la nostra casetta. Dunque, io pensavo di farla ad esempio qua, che è la parte un po' più piana e un po' più bassa. Vedi qua giù? Sì. Allora, qui c'è. Allora, qui intorno ci sono un sacco di caverne, il che ci aiuta perché noi dobbiamo pian piano, una volta fatta la casa, dobbiamo scendere in caverna, perché in caverna possiamo trovare dei minerali, possiamo trovare dei materiali che ci aiuteranno nella nostra avventura. Quindi pian piano poi andremo anche in caverna. Perché sta piovendo di continuo? Nancy, perché sta piovendo? Io non riesco a capire. Io non ho fatto nessun incantesimo al momento, quindi non dare la colpa a me. Va bene, allora diciamo che questa volta ho capito perché. Ho capito. Perché? Ci stanno dicendo: muovetevi a farvi la casa, perché avete bisogno di un tetto sopra la testa, è quello il punto. Ci farebbero comodo delle pecorelle, perché praticamente le pecorelle
si possono tosare con delle forbici che ovviamente al momento non abbiamo, quindi purtroppo dovremmo ucciderle. È una cosa brutta. Non è una cosa carina, infatti. No, non è una cosa carina. Purtroppo Minecraft da questo punto di vista non è molto carino. Però ci serve la lana perché avendo la lana noi possiamo farci il letto. Ah, perfetto. Esatto. Il letto e dove ci aiuta. Possiamo trovare queste pecorelle? Bella domanda. È una cosa che non so. Questo no, perché il lupo è una cosa c'è, che non so. Le pecore no. Le pecore, abbiamo trovato di tutto. Al momento abbiamo trovato cavalli, abbiamo trovato mucche, abbiamo trovato un lupo, abbiamo trovato anche le mucche, i maialini, ecco che cosa mi stavo dimenticando, ma le pecore ancora non le abbiamo trovate. Seguimi che adesso andiamo a finire di costruire la nostra casa. Ah, giusto, mi sono dimenticata una cosa importantissima. Che cosa? Se per caso devi correre, puoi o premere due volte rapidamente il tasto per andare avanti. Ok. Oppure tenere premuto. Così? Fa vedere dove sei. Sì, esatto. Qui. Esatto, così. Eccomi. Oppure tenere premuto. Io che gioco da Windows devo tenere premuto Control. Tu che giochi dal Mac invece non so qual è il tasto che corrisponde al Control. Non saprei, lo scoprirò, immagino. Dovrebbe essere tipo Function, una cosa del genere, non lo so, non ho la più pallida idea perché o forse non ho mai... Option, potrebbe essere Option, vediamo. Tenendolo premuto corri più veloce? No. Lo scopriremo, sicuramente. Lo scopriremo via via, sì, infatti. Sicuramente ce lo scriveranno nei commenti perché sicuramente qualcuno dei nostri sbanunelli, giustamente ti devo presentare i miei iscritti che si chiamano sbanunelli. Perché io che sono sbanunata. Già conosco in realtà. Appunto, gli sbanunelli sicuramente ci diranno qual è il tasto sul Mac per quelli che ce l'hanno, così almeno ci aiuteranno un pochino nella nostra avventura. Allora, qui abbiamo completato la nostra struttura di base. Ho lasciato tanti buchetti perché dovremo fare anche il vetro. Qui si può fare anche il vetro. Intanto qui abbiamo un altro bellissimo fiorellino che metterò qui. Per fare le finestre. Le finestre a cosa se... Oh mio Dio. Ma perché? Veramente. È una maledizione. Nancy, io non lo so. È una maledizione. Allora, tu quanto legno hai? Io ho... Buttami tutto quello che hai. Oh mio Dio, come faccio a buttarti? Allora, se ce l'hai in mano, devi premere Q. Premendo Q a ripetizione, praticamente tu mi butti in avanti tutto il legno che hai. Quindi questo qui è tutto quello che ho, perfetto, aspetta. Ok, perfetto. Ce n'ho ancora due cubetti, aspetta. Controlla se ce l'hai. Se è legno di anche quello. Eccolo qua. Esatto, perfetto. Praticamente cosa andiamo a fare? Secondo me, basta, questa pioggia la odio. Potrebbe essere carino fare il tetto in un altro modo e noi possiamo fare o con le scalette, però sempre con questa forma qui, oppure possiamo fare il tetto in questo modo qua, ti faccio vedere. Allora, praticamente mettiamo il tronco laterale in modo che facciamo il tetto come se fosse un capanno di quelli che ci sono ad esempio in montagna, molto carini. Che è un tetto un simile po' più a casa mia, praticamente, visto davvero? Che abito in montagna, sì. Oh, che meraviglia! Anch'io voglio il tetto così, è troppo bello! Cioè, è più rustico, è più carino. E ma poi viene ad abitare da me! Ma subito, guarda, di corsa ci vengo, mamma mia! Allora, noi facciamo il nostro tetto così. Purtroppo, per fare il tetto in questo modo, ci serve tanto legno, tanto tanto legno. Quindi dovremmo andare a raccoglierne ancora? Ancora, dobbiamo andare a... Allora, praticamente Minecraft all'inizio è solo questo. Prendi, raccogli legno, ti fai la tua casetta. In realtà sono una stupida esagerata perché ho dimenticato una cosa fondamentale che potrebbe risparmiarci molto tempo. Vieni con me. Allora, io dove ho messo la nostra... Ma tu dove sei adesso? Perché io mi sono... Vai alla casetta, tu vai alla casetta e io ti raggiungo. Allora, ho dimenticato una cosa fondamentale. Allora, innanzitutto portiamo il nostro tavolo da lavoro, lo mettiamo qui, al centro, proprio qua per terra, ecco qua, in modo che fa anche tipo pavimento chic. Allora, una cosa importantissima che mi sono dimenticata è che noi possiamo creare i nostri attrezzi da lavoro. Gli attrezzi da lavoro come si fanno? Per il momento ti farò il primo io, che è un'ascia, ecco qua. Un'ascia? Sì, eccola. Con l'ascia tu puoi raccogliere il legno molto molto più in fretta, utilizzandola come se stessi prendendo a pugni, semplicemente tenendola in mano col tasto sinistro puntando verso un albero. Vai a provare, andiamo a provare.
andando qui vedrai che tu praticamente riesci a buttare giù l'albero molto molto più in fretta, cioè molto più in fretta, oddio, è un'ascia di legno, quindi al momento, cioè, lavorerai più in fretta che non con le mani nude. E butterai giù gli alberi molto più in fretta. Come ci sono... mi sembra logico in realtà. Appunto, ci sono tantissimi tipi di strumenti man mano che tu vai avanti. Ci sono ad esempio quelli di legno, che sono quelli iniziali. Poi te li puoi fare di pietra, che sono quelli un po' più forti. Poi ci saranno quelli di ferro, quelli d'oro, quelli di diamante. Ce ne d'oro? Sono... sì, d'oro. Mentre quelli più potenti in assoluto sono quelli in diamante. Però... ti dico già adesso, purtroppo, io non sono una buona compagna per quanto riguarda questo, perché io ho una sfortuna vergognosa con il diamante, nel senso che io non lo trovo mai. Ci metto veramente le epoche lunghissime a trovare del diamante, quindi magari tu potrai essere più fortunata di me, magari riuscirai a trovare i diamanti, sarebbe bellissimo. Però questa è una cosa... veramente molto 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 più avanti, quindi per il momento noi pensiamo alla nostra casetta. Un'altra cosa che ci dobbiamo fare, però questo lo faremo più avanti, saranno i picconi per scendere in miniera, dove praticamente andremo sottoterra, che è un posto molto pericoloso oltretutto. Una cosa molto importante che non devi dimenticare è che io al momento sto cercando di prepararti un pochino a quella che sarà l'esperienza più avanti di Minecraft, ossia quando ci saranno i mostri. Okay. Purtroppo i mostri sono attirati dal buio, quindi una buona soluzione per tenerli lontani è quella di illuminare in giro. Poi quando andremo in caverna, cercando del carbone, potremo farci delle torce per illuminare tutto e cercare di stare un po' al sicuro. Il problema qual è? È che sotto gli alberi i mostri nascono comunque. Il secondo nascono problema... sotto gli alberi? Sì, nascono sotto gli alberi perché sotto gli alberi trovano l'ombra. Ah, quando capisco. Escono da sotto gli alberi invece vanno a fuoco quando è giorno. Poi ovviamente di notte compaiono in ogni caso, quindi questa è una cosa che... cioè, ma cos'è sta pioggia? Porca miseria! Guarda, veramente, è una cosa terribile. No, basta, via pioggia. Non la voglio la pioggia io. Un'altra cosa purtroppo è che di notte i mostri ci saranno comunque, quindi noi dovremo farci, ci stiamo facendo la nostra casetta proprio per proteggerci durante la notte, però per il momento non è un problema. Un'altra cosa che ci servirà, dicevo andando in caverna, è il piccone, perché così noi possiamo raccogliere tutti i materiali che troviamo. Un'altra cosa che ci aiuterà sarà la pala. Quali tipo di materiali potremmo trovare? Allora possiamo trovare il carbone, che ci servirà per le torce e anche per far funzionare la fornace. La fornace ci servirà per cuocere il cibo, per sciogliere i minerali che troviamo, sarà veramente molto utile. Un altro materiale che possiamo trovare è il ferro, che è molto utile sia per fare gli attrezzi che le armature. Oppure possiamo trovare l'oro, possiamo trovare il lapislazzuli. Il lapislazzuli. Sì, possiamo trovare il lapislazzuli, che è una pietra che ti aiuta ad incantare le cose. Praticamente su Minecraft c'è una sezione che riguarda solamente l'incantamento. Praticamente con questo tavolo incantato tu puoi mettere degli incantesimi sui tuoi materiali, sui tuoi strumenti, sulle tue armature. Guarda, Minecraft è veramente enorme, gigante, e solo a spiegartelo mi sto rendendo conto di quante cose si possono fare su Minecraft. Davvero, non me ne sarei mai resa conto giocando da sola. E ci sono anche altre cose, perché un altro materiale che tu puoi trovare è lo smeraldo. Lo smeraldo di per sé è una pietra che probabilmente è anche più rara del diamante, ma che serve ad un'unica cosa. Praticamente lo smeraldo è come se fosse la moneta di Minecraft. Perché su Minecraft non ci sono solamente mostri e animali, ma ci sono anche delle, tra virgolette, persone. Ci sono delle persone, sono delle creature, dei villager, che sono disposti a fare degli scambi con te, commerciano, e hanno dei villaggi. Infatti quando poi saremo pronte, ce la sentiremo, andremo in esplorazione per cercare i villaggi e ti farò vedere come sono
tra virgolette carini? È una parola carini. Perché i villager non sono esattamente carini. Diciamo, ti dico solo questo: hanno la testa rettangolare. La testa rettangolare, perché? La testa rettangolare. Oh, vabbè, noi siamo quadrati, quindi non è che siamo meglio. Hanno la testa rettangolare, un naso enorme. Mm-hmm. E quando parlano con te fanno ah. Quindi sono dei personaggi. È un linguaggio molto interessante. Sono dei personaggi piuttosto particolari, ma sono veramente molto carini. Comunque, io direi che qui stiamo quasi per completare la nostra casa. Volevo darti i miei cubetti di legno. Sì, mi servono assolutamente, perché abbiamo quasi finito il tetto, però mi mancano giusto quelli. Allora, vieni vicino a casa. Lascio qui sotto, perché io non so come raggiungerti. Non ti preoccupare, non mi raggiungere. Dammi tutto quello che hai. Ok. Eccolo qui. Oh, ok. Mamma. Aspetta, lo prendo io, non ti preoccupare. Ricordati che per far cadere qualcosa devi o premere Q mentre ce l'hai in mano. Ah, ecco, così era. Q. Oppure un altro modo è aprire l'inventario con E. Sì. Sì. Prendere il blocco che ti interessa con il tasto sinistro e buttarlo fuori dalla schermata dell'inventario. E buttarlo fuori, capito. È molto semplice, però diciamo che all'inizio magari uno non gli viene in mente perché è tutto nuovo. No, infatti. Ok, allora, io ho quasi finito di fare il tetto. Ci siamo quasi. Oddio, è bellissimo. Aspetta che ci sono quasi. No, me ne serve ancora. Oddio, allora andiamo a raccogliere. Me ne serve ancora. Me ne servono giusto 3 blocchi, me ne servono. E abbiamo finito il nostro tetto. Intanto che tu prendi il legno, io ne approfitto e faccio la porta. Perché una cosa importante è fare la porta. E sistemo anche il pavimento. Così diciamo che, tra virgolette, potremmo aver finito la nostra missione di oggi. Ci siamo! La nostra casa è completata. Ci siamo riuscite. È passata anche la notte insopportabile, mamma mia. E è inutile dire che è venuto a piovere anche. Quante? 3-4 volte? 5 volte? 3-4 volte, esatto. Una cosa veramente insopportabile, però la casa è completata. Ora, l'ultima cosa che ci... è bellissima, a mio parere. Troppo carina! L'ultima cosa che ci rimane da fare è la porta, perché una casa senza porta non è una vera casa. E per fare la porta uso un altro legno. E guarda che meraviglia di porta. Vieni fuori così la vedi meglio, vieni, guarda. Ecco qua. Ma è bellissima! È troppo carina! Ovviamente sì, tutti questi spazi non rimarranno vuoti perché faremo il vetro. Ma questo lo faremo nel prossimo episodio. Io direi che per questa prima lezione a Nancy possiamo fermarci qui, anche perché è stata veramente una lezione grandissima. Le abbiamo spiegato un sacco di cose. Spero che sia stato utile anche a quelli di voi che magari si sono avvicinati a Minecraft per la prima volta. Spero di non averti fatto una testa così, Nancy, perché veramente è stata una lezione lunghissima. Ma assolutamente, è stato bellissimo, grazie mille. Oh, grazie a te, mamma mia, sono così contento. E quindi direi che con questa casetta, la nostra piccola casetta, la casetta delle streghette, perché sarà una casa piena di streghette, ci sono anche le streghe qui, però lasciamo stare, quello poi te ne parlerò di quelle perché non sono belle come te. Ok, d'accordo, un passo alla volta. Con questa meravigliosa casetta io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fin qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questa nostra nuova avventura possa piacervi. Fateci sapere nei commenti, dateci dei consigli su come sopravvivere, cose che dobbiamo fare, cosa dobbiamo insegnare a Nancy per il prossimo episodio. E io sono aperta a tutto. Siamo prontissime per questa grandissima avventura. Vi ringrazio ancora tantissimo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!